Sì, l'atmosfera è quella solita e è chiaro che non mi stancherò mai di ripeterlo, non bisogna fare, va bene allenarsi con l'entusiasmo, come è giusto che ci sia, anche nei momenti negativi, anche quando si perde, però sempre con l'intelligenza giusta, l'equilibrio giusto nell'affrontare la partita successiva come una finale, come se è la più importante. E viviamo la giornata, cioè nel senso, l'obiettivo nostro è quello settimanale di ogni singola partita, quindi affrontiamo tutta la settimana con il massimo dell'impegno, sperando che tutto quello che si fa di buono durante la settimana riusciamo a riportarlo sul campo il giorno della partita. In questo momento, se dovessimo vincere, sicuramente numericamente e matematicamente risupereremo in classifica, ma non significa cambiare il nostro obiettivo, non significa che da una settimana all'altra possiamo cambiare un obiettivo. Come ho già detto, bisogna vivere con equilibrio, non andare dietro ai risultati, perché non è che se si perde la squadra è da retrocessione, oppure se si vince la squadra è da vittoria del campionato. Sappiamo qual è il nostro obiettivo, quindi mancano 35 punti al nostro obiettivo, li vogliamo fare il più velocemente possibile. Hanno giocato sempre con il 3-5-2, a parte l'ultima partita, quindi è un modulo meno offensivo sulla carta, ma per come lo utilizzano loro, con gli esterni che spingono molto, e diventa una squadra abbastanza fastidiosa. Ecco, l'ultima l'hanno fatta con il 3-4-3, quindi poi lo conosciamo, l'allenatore è uno che predilige magari il bel gioco, il gioco offensivo, quindi sta a noi, quindi ripeto, non fare assolutamente l'errore di pensare a un Perugia in crisi, perché comunque ci può stare che per due partite non si faccia il risultato, ma questo nulla toglie alla prestazione che ha fatto lo stesso Frosinone, dove il primo tempo ha fatto un'ottima gara.